Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, per chi non mi conoscesse, io sono Giulia, oggi nuovo vlog perché andremo a Roma per una gara. Come vedete non sono in postazione perché sto per partire, devo ancora lavarmi i capelli, infatti non so se notate ma ho sulla maschera, preparare le ultime cose, comunque ho già fatto la valigia, non ve l'ho fatto vedere perché alla fine ci metto più o meno sempre le stesse cose quando vado in gara, quindi se vi interessa vi lascio magari qua linkato il video dell'ultima che abbiamo fatto in cui vi ho fatto vedere cosa ho messo in valigia. Prima di partire però mi è arrivato questo mega pacco da Oceans Apart che vi voglio assolutamente far vedere, perché ci sono dentro delle cose troppo carine che tra l'altro voglio portare giù a Roma, e quindi lo apriamo insieme e vi faccio vedere cosa c'è. La prima cosa che vi voglio far vedere è assolutamente lui, e se avete visto l'ultimo mio video in cui vi ho fatto vedere delle cose di Oceans lo riconoscerete sicuramente perché l'avevo preso in versione azzurra. Mi sono trovata veramente benissimo, secondo me questo modello è uno di quelli che veste meglio in assoluto ed è una novità uscita qualche mese fa perché prima non c'era. Il corpetto ha la goccia qua in modo che vi rimane un pochino aperto e rimane un po' particolare, e invece il leggings è tutto fatto a costine, che è una cosa che io personalmente adoro perché vi nasconde tutti i difetti delle gambe, tutte le imperfezioni, non si vede assolutamente niente con questo, e nella parte dietro ha questo disegno per i booty che fa un bellissimo effetto. Adesso ve lo faccio vedere allo specchio, purtroppo non ho lo specchio figo in cui vi faccio vedere le cose di solito, ma poi lo porto giù, quindi se c'è qualche specchio giù a Roma ve lo faccio anche vedere meglio poi durante il corso del vlog. Allora, ho dovuto accendere anche un'altra luce perché c'è un tempo sceno stamattina quando sto registrando. Comunque, il set indossato è così, come vi dicevo, è, non so se il mio preferito, ma sicuramente uno dei miei preferiti. La parte dietro è fatta in questo modo e niente, innamorata. Ah, non vi ho detto che come sempre ho una promozione da darvi che vi lascio qua sotto, che è un 35% di sconto, secondo me approfittatene perché veramente i loro capi hanno una qualità assurda, e quindi quando ci sono queste promo, questi sconti, anche io personalmente di solito compro sempre qualcosa. Come vi dicevo l'altra volta, io per allenarmi, per uscire, quando voglio qualcosa di comodo ma magari un pochino particolare, uso sempre sempre i loro set. Questo è carinissimo, e anche questo è a costine come vedete, visto come vi dicevo prima che io adoro questa lavorazione, ed è in abbinato con il toppettino, anche questo ovviamente con le coppe preformate che potete estrarre come da quasi tutti i loro top, questo ovviamente in versione un pochettino più estiva, magari non soltanto per allenarmi ma anche con sopra un camicione per uscire, con sopra un blazer. Questo sta benissimo secondo me, quindi vi farò vedere degli outfit prossimamente nei prossimi video. Eccoci con indossato anche lo shorts. Tra l'altro non vi ho detto prima che qua sotto ha tutta la gommina per non farlo salire, quindi anche super super comodo. Il top sopra è un pochino più lungo rispetto a quelli normali, quindi secondo me, come vi dicevo, questo indossato anche per uscire con un blazer sta divinamente. Ultimo set che ho da farvi vedere è composto da tre pezzi questa volta. Il top che è così, questo diciamo che è una versione un pochettino più sportiva, insomma, secondo me per fare sport rispetto agli altri che sono strautilizzabili anche per uscire, come vi dicevo, abbinati con qualcosa di un pochettino più casual. Il leggings è fatto con il fascione così. Ecco, un'altra cosa che io amo dei loro set, dei leggings, è che hanno sempre la fascia bella alta in vita comunque, e così ovviamente con il loro logo. E poi il terzo pezzo del set è questa felpina così, con le righe qua sulle maniche, il logo qua davanti. Io queste le trovo veramente super super comode perché hanno la cerniera, quindi le mettete su al volo, anche magari quando andiamo al palazzetto che non devo togliere le cose dalla testa per non rovinare trucco e parrucco eccetera. Queste così con la cerniera super super comode, è fatta in tessuto tecnico, cioè vorrei farvi sentire perché è veramente super morbida, è liscissima al tatto, è molto molto piacevole. E niente, vi faccio vedere anche questa indossata. Poi volo a farmi la doccia perché parto tra tipo un'oretta e sono in straritardo, e niente, poi vi aggiorno comunque nel tragitto.
Ok, e con questo ho già deciso che cosa metto lunedì per andare ad allenarmi. Cioè, mi piace troppo a parte questo modello di felpa. Il leggings è così, con questa riga blu qua sotto. Le fascette, il top ha le spalline che si possono regolare. Comodissimo, sapete. Se vedete i miei video sapete che è una cosa che io amo. Non vi ho detto le taglie, neanche degli altri, perché della parte sotto prendo sempre una S, perché la voglio comoda in vita, che non mi stringa. Dei top, dei bra, prendo una XS e tipo di questa felpina ho preso la S. Altri pezzi non ce n'erano, così vi ho detto tutte le taglie. Vi lascio sotto nell'info box i link ai tre set che ho preso io, anche il link a Oceans Apart. Vi rilascio il codice sconto di 35% senza spesa minima. E niente, direi che sono in ritardo abbastanza, posso andare a fare la doccia. Sono ufficialmente pronta per partire, mancano ancora 10 minuti, adesso ci troviamo qua sotto casa mia con i nostri amici. Nel frattempo è successo tipo la qualunque, mi sono anche uccisa perché dovete sapere che io sono un genio nel farmi male prima delle gare di solito. Praticamente il gatto dei nostri vicini è scappato e si è arrampicato sul ponteggio perché adesso stanno facendo i lavori del 110 qua sulla nostra facciata e quindi c'era il gatto sul ponteggio e non riusciva più a scendere, piangeva perché non riusciva più a scendere. Ovviamente chi ha pensato bene di arrampicarsi per recuperare il gatto stirandosi tipo metà schiena e metà addome? La sottoscritta. Il gatto sta bene, l'abbiamo riportato a casa e niente, adesso devo stare tipo così immobile in macchina per ben 6 ore sperando che domani sia tutto passato di non aver più niente, ma comunque sono veramente un genio nel fare cavolate prima delle gare di solito. Vado. Vorrei dire che siamo partiti, stiamo mangiando, ma in realtà stiamo mangiando e non siamo ancora partiti perché andiamo a fare benzina. Però ci siamo, Grazie, siamo ciao. puntualissimi sulla tabella di marcia. Abbiamo fatto la prima fermata a qui, in questo autogrill qua. Dov'è che siamo? Autista. Sì, no, Castadallo. è Malpaese? Bologna. Bologna? Faccio Bologna. No, non siamo Come usciti prima di no? Bologna. A A Modena. Modena. Modena, ma non mi sembra questo quello di Modena però. Guardate, ma se mi avete insultato quando c'era proprio scritto Bologna. Cattarello è Bologna. Vediamo i Beatles così. Allora, siamo appena arrivati a casa e vi faccio vedere il terrazzo, non nostro, ma Vivo, loro. chiudi che fa freddo. Però è tipo, cioè, la vista e il terrazzo è gigante. Veramente bello questo posticino, devo dire. Anche le stanze, adesso vi faccio vedere la nostra. È molto molto carina, tutta nuova, tenuta super bene. E tra l'altro l'abbiamo parcheggiato esattamente qui. Mentre stiamo salendo, vi faccio vedere la camera nostra, che è tipo su in mansarda. Mamma. Ok, ah, qua c'è per domani mattina. Vabbè, cioè per domani mattina dove far colazione e questa è la stanza. Io come al solito porto l'ormo, ma poi registro tutto col telefono, brava Giulia. Così mansardata, vi faccio vedere anche il bagno che ha una doccia super carina, così con tutte le piastrelline e anche il bagno, cioè tipo la finestrella. E non c'è uno specchio intero purtroppo, giù dagli altri c'è, qua non c'è. Però, siccome ho provato il completino di Oceans, che forse metterò domani, se tipo volevo un attimo magari andare a fare una passeggiatina, ve lo faccio vedere giù. Ho già chiesto per usare lo specchio. Ci siamo preparati al volissimo, veramente in 2 secondi. Ho messo proprio un maglione a caso e un cargo. Andiamo a mangiare in un posticino che ho trovato, che è tipo in 10 minuti da qua, che fa senza glutine, tipo una trattoria tipica romana, insomma. Quindi spero di trovare tipo matriciana, cacio e pepe, qualcosa del genere. Nel frattempo c'è Padovani che mi passa dietro, come al solito, mentre faccio i video. Volevamo andare in una fraschetta, ma non ne ho trovata una che mi facessero senza glutine, quindi niente. E nada, usciamo. Outfit! Guardate che bello specchio che hanno loro di sotto. Io non vorrei dire, ma tipo a Roma è dicembre. A Milano stamattina eravamo in mezze maniche, a Roma è dicembre. Cioè, aspetta, guarda là, c'è la nebbiolina, la pioggia, fa freddissimo. Non vi ho ripreso niente, ma adesso vi metterò qua le foto di quello che ho mangiato, perché gli ho fatto le foto e abbiamo qua sulla tua faccia adesso.
Abbiamo quasi finito comunque. Devo dire che la mia pasta alla gricia era molto molto buona. Stiamo cercando di capire come funziona questo bollitore strano per fare la tisana. Sta scendendo qualcosa? Sì, sta scendendo. Che roba strana. Ok, siamo arrivati in stanza e ha piovuto praticamente tutto il tempo che siamo stati qua a Roma. Tra l'altro mi diceva anche mia mamma che al telegiornale è andato che c'è stata una bomba d'acqua su Roma. Noi avendo fatto la strada oggi pomeriggio abbiamo trovato sì un po' di acqua, ma non cose assurde, e qui non siamo proprio in centro, siamo in un paesino un pochettino fuori, si è piovuto ma non sembra che ci sia così tanta acqua in giro. E niente, adesso nanna, domani mattina ci svegliamo, facciamo colazione qua a casa, poi ci prepariamo, pranziamo sempre qua a casa e poi con molta calma alle 3 andiamo al palazzetto, perché balliamo domani noi alle 6:15. I nostri amici ballano alle, mi sembra, 7, qualcosa del genere. Poi abbiamo le premiazioni, poi mi cambio che io ballo alle 9:30, 10, qualcosa del genere. Quindi domani sarà abbastanza impegnativa, anche perché poi subito dopo la gara ripartiamo e torniamo su a Milano, arriveremo su a Milano alle 6 del mattino. E tra l'altro poi dobbiamo andare a lavoro, quindi sarà abbastanza impegnativo. Buongiornissimo! Adesso usciamo, andiamo a fare colazione. Guardate la vista questa mattina, buongiorno così. Guardate che bello, io adesso rientro perché sono in mezzo ai mani che sto ghiacciando. Come vi dicevo, stamattina ho messo il completino di Oceans, che si vede decisamente meglio qui rispetto a casa mia ieri. E niente, rimango dell'idea che è uno dei miei preferiti, anche per come veste, guardate che carino. Nada, vado su, mi faccio la doccia e poi aspetto un'oretta e iniziamo a prepararci. Buon pranzo. Ora inizio a prepararmi. Vorrei rendervi partecipi del fatto che sono riuscita a fare la coda. Incredibile, al primo tentativo. Allora, non vi ho fatto vedere passaggio per passaggio perché non sapevo dove appoggiare la videocamera. Comunque ho fatto il trucco e devo dire che mi sembra che oggi brilli un sacco. Mi manca soltanto il cosettino di strass in testa e poi ci siamo. Però sei in anticipo in realtà. Siamo usciti, adesso saliamo in macchina e ci dirigiamo al palazzetto. Tra l'altro volevo farvi vedere qua dietro, che carino, guardate, tipo davanti a casa nostra. Adesso scarichiamo su tutte le valigie e andiamo. Arrivati al palazzetto, trovato un appendino libero, posizionato tutti, andiamo a vedere a che punto siamo. Allora, cambiare, ci siamo cambiati, come vedete. Adesso stiamo aspettando che tocchi a noi ballare. Non so se mi sentite, ogni volta ho qualche dubbio. Pronti? Cioè, manca ancora un'ora in realtà. Però questa baciata è bellissima. Vai! Finito di ballare in coppia e lasciamo stare. Siamo arrivati in finale solo in due balli, abbiamo ballato malissimo. Ma adesso prontissima per ballare io. Eccoci qua in macchina di ritorno. Diciamo che questa gara possiamo tipo eliminarla dalla faccia della terra per noi, perché loro hanno ballato bene, sono arrivati terzi. E in riassunto, sono arrivata a un posto in Shine dalla finale, come l'ultima volta, e in coppia, non so se ve l'ho già detto, ma abbiamo fatto un quarto posto, un quinto posto e le due semifinali, che vabbè, e niente, quindi adesso ci aspettano ben 6 ore di macchina, perché domani mattina ufficio e arriveremo a casa alle 5, quindi vabbè. Vi saluto, come al solito non so quanto sia sconclusionato questo video e la mia faccia va bene. Ci vediamo al prossimo, ciao!